Ritardi dell'ufficio tecnico nel rilascio delle autorizzazioni per interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica, di ristrutturazione edilizia in centro storico, campi di destinazione d'uso e altre autorizzazioni subordinate a permesso di costruire. Una problematica sulla quale la quarta commissione consiliare risorse e sviluppo economico, presieduta da Oscar Aiello e composta dai consiglieri Angelo Scalia, Valeria Laimo, Guido del Popolo, Riccardo Rizza, Lorenzo La Rocca e Salvatore Calafato, ha chiesto spiegazioni convocando nei giorni scorsi il dirigente dell'ufficio tecnico Giuseppe Dell'Utri. Persone addette ai lavori, i quali ci segnalano dei ritardi nel rilascio di autorizzazioni da parte dell'ufficio tecnico. Ufficio tecnico che è il cuore pulsante dell'economia del comune, perché se l'ufficio tecnico appunto ritarda nel rilasciare un'autorizzazione, vuol dire che i lavori rimangono bloccati, gli imprenditori edili non possono assumere lavoratori, i negozi rimangono chiusi, delle ristrutturazioni non si possono avviare, per cui anche chi rivende materiale edile non può mettersi sul mercato. Insomma, si crea un danno allo sviluppo economico della città. Abbiamo preso atto che ancora il SUE non è stato ancora avviato, lo sportello unico per l'edilizia. Per questo motivo convocheremo l'assessore Guerino che è assessore allo sviluppo economico, e poi la commissione si farà promotrice di iniziative proprio per snellire quelle che sono le tempistiche dell'ufficio tecnico, perché se si blocca quello, blocca appunto l'economia della città. Infatti abbiamo iniziato con l'ufficio tecnico, poi ieri abbiamo anche avviato un giro negli altri uffici qui a Palazzo del Carmine, la quarta commissione, proprio perché è competente in organizzazione e personale, e andremo a fare dei sopralluoghi in tutti gli uffici proprio per verificare come viene gestito il personale, per capire se c'è da fare qualche variazione, perché per esempio l'ufficio tecnico, una volta che hanno spostato alcuni dipendenti, si sono andati a paralizzare alcuni servizi importanti, perché alcuni servizi sono rimasti privi di personale adeguato che possa dare risposte immediate, soprattutto ai tecnici che giornalmente frequentano quell'ufficio.